valle. Quest'opera nasce da un invito che ho ricevuto dai ragazzi che hanno organizzato l'evento, chiamato Controsenso, in ricordo di questo artista che è stato amico mio, di nome Aniello Torretta, che è rimasto un po' nella memoria di tutti i salernitani perché girava per le strade a mo' di clochard, viveva a questa maniera e girava sempre in motorino controsenso, perché riteneva che fosse il mondo ad andare al contrario e non lui. Questo è il significato essenziale della mostra, dell'evento che nasce, e io ho realizzato quest'opera che andrà in combustione come le mie ultime opere che ho da un decennio realizzato per questo tipo di significato, e cioè che l'opera svanisce col fuoco e resta nei ricordi, nella memoria. Bastava una pagnotta, ero 60, tenevo marurre c'anna, quando in discale che la scuola, la prima volta incontrannaci, parlammi di quella che eravamo capaci di fare, forse l'arte. Io ti motore di uno, a dove tu stivi in casa. Erano rialzati in casa popolare, ci stava parato fuori un balcone a pigliare. Poi ti avrei tutti i disegni che tu eri fatto in coppia in muri di tutti i palazzini. Erano tanti, tutto a pastello, ci stava pure a Gioconda di Leonardo. Poi non ti ho visto più a quella scuola, mentre io ho continuato. T'ho rivisto troppo tant'anni, tutto zozzoso in coppa un motorino ciao, e voto con una chitarra, ma sembra con una tela o un rotolo di carta a mano. Quando per via Palinuro un mercatiello tu passava annanza alla porta mia, fermandoti spalancavo l'occhio alla rete e l'endopato. Rosso tu mi chiamavi, mi fa pittano poco, foglie e colore non me ne mancavano, e tu mettivi a fare a fianco a me mentre pulire facevi. Però affrisca affrisca tarrotolavi le foglie e non pare mi lasciava. Ma io ti dicevo, vado in vigna, ma ringraziavo e tenita, sempre controsenso con un motorino tuo. Portavo un quadro a chi con una pagnotta si pigliava un torretto. Anie, la lampa s'avascia e l'arte patisce. Ma l'arsuro non fuoco, mo poche cenere, rinde il capo lascio.